Max Biaggi, in lacrime. Ecco cosa dice di Eleonora Pedron. Max Biaggi, che ha da poco tagliato il traguardo dei 50 anni, si è concesso una lunga e commovente intervista a Domenica In. Intervistato da Mara Venier, il campione sportivo ha parlato della sua vita professionale e privata, confessando anche alcuni retroscena inaspettati. L'intervista comincia con una data per lui indimenticabile, 9 giugno 2017. Mentre si allenava al circuito, il Sagittario di Latina, il campione fu vittima di un grave incidente. Max Biaggi ha riportato fratture multiple e un importante trauma cranico. Dopo lo shock subito, decide di ritirarsi dall'agonismo e di chiudere la sua relazione di quasi 3 anni con la cantante Bianca Zei. Biaggi racconta a Mara Venier come il ricovero in sala rianimazione lo abbia aiutato a riflettere. In quelle giornate trascorse completamente da solo, lo sportivo ha capito che molte cose della sua vita non lo rendevano felice, e tra queste appunto la relazione con la cantante Bianca Zei. Decide così di liberarsi di tutto ciò che per lui era ormai diventato un peso. Le sue parole hanno insomma fatto intendere che la cantante era ormai diventata un fardello inutile nella vita del campione. Max ha quindi deciso di liberarsene e di dedicare il suo amore solo ed esclusivamente ai suoi figli. Al tempo, quando Biaggi annunciò la fine della sua relazione con la cantante, per lei fu un pugno nello stomaco, una doccia gelata. La cantante infatti, in un'intervista rilasciata qualche tempo fa, tornando a parlare di questo argomento, aveva confessato che tutto era capitato all'improvviso e che lei non se lo aspettava minimamente. Per Bianca Zei, che è stato il suo amore per più di 2 anni, il campione da Mara Venier non ha speso nessuna parola, evitando direttamente di menzionarla. Diverso il discorso per Eleonora Pedron. L'ex Miss Italia, sua compagna per tanti anni e da cui ha avuto 2 figli, il campione ha riservato delle parole dolcissime. Biaggi ha affermato che Eleonora è una mamma dolcissima, super organizzata e bravissima. Le sue parole hanno intenerito anche la conduttrice Mara Venier. Max Biaggi è scoppiato poi in lacrime quando la presentatrice ha mostrato delle foto particolari. La conduttrice di Domenica In ha fatto scorrere sul LED delle immagini di Fabrizio Frizzi. Max Biaggi e Fabrizio Frizzi erano legati da un profondo rapporto di amicizia. Il campione ha confessato che la morte del famoso conduttore l'ha segnato profondamente e gli ha cambiato la vita. Quello tra Bianca e Max è stato un amore forte. Convivenza e progetti futuri come un bimbo per coronare il loro amore. Ma dopo l'incidente, il campione si rende conto che la cantante non è la donna che vuole al suo fianco per il resto della sua vita. Oggi Max Biaggi è single. Il suo tempo ha deciso di dedicarlo a se stesso e ai suoi figli. Il ricordo dell'incidente ancora lo perseguita, ma sta riprendendosi a poco. Quanto a Bianca Zei, la cantante ora è felice accanto all'inviato delle Iene, con il quale non vede l'ora di allargare la famiglia. Voi avete seguito l'intervista di Max Biaggi? Che ne pensate? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!